Un'imponente raccolta di alimenti che andrà ad aiutare ben 381 strutture caritative in Liguria. È l'attività del Banco Alimentare e come ogni anno tornate. Per la 25esima volta, torniamo a fare la colletta alimentare in presenza. In Liguria saremo davanti a oltre 400 punti vendita che hanno aderito all'iniziativa e chiederemo a chi entra a fare la spesa di donare del cibo a chi è in difficoltà. Questi alimenti successivamente saranno distribuiti alle associazioni, appunto, che aiutano nel nostro territorio oltre 62.500 persone. La colletta quest'anno però ha una seconda forma perché dal giorno dopo, dal 28 fino al 5 di dicembre, si potrà anche, presso i supermercati sempre che ne hanno, che hanno aderito, si potranno acquistare delle card da 2, 5, 10 euro che saranno ovviamente trasformate sempre in generi alimentari. Il vostro punto di osservazione è dirimente e interessante. Avete infatti comunque raccolto dati per cui vi siete accorti che nell'anno della pandemia si è sviluppato addirittura il 25% in più del bisogno, e qui parliamo naturalmente di cibo. E questo è un dato che fa riflettere. Sì, noi in un anno abbiamo visto un incremento di questa portata che ha significato oltre 12.500 persone in più da aiutare e tra l'altro oltre al numero di persone proprio fasce diverse che non avevamo mai aiutato, no? Quindi come gli ambulanti, i giostrai, i badanti, persone che avevano perso il lavoro. E quindi abbiamo ovviamente dovuto potenziare la nostra attività proprio per aiutare meglio queste persone. Devo dire e ringrazio quanti in questo anno, anno e mezzo, hanno anche donato il cibo, perché c'è stata davvero una grande sensibilità anche proprio su questo. Nella contemporaneità addirittura il cibo si butta, insomma la vostra opera di sensibilizzazione non è soltanto solidarietà, forse anche etica. Sì, certo, perché quello che andrebbe sprecato, il cibo che ha perso un valore a livello commerciale, riacquista un valore a livello sociale e quindi diventa una ricchezza per i tanti che sono nel bisogno. Quindi a me piace sempre considerare proprio il banco alimentare come un ponte tra lo spreco e il bisogno.